15 luglio 2014, siamo alla sala Maccari o Maccari del Senato e siamo per intervistare il senatore Enrico Buemi, socialista, vicepresidente del gruppo autonomo Partito Socialista MAIE, MAIE è il movimento associativo degli italiani all'estero, già deputato della Rosa nel Pugno. Quindi insomma una tradizione laica, socialista e riformatrice. Per questa intervista dobbiamo ringraziare Pierpaolo Segneri che ci ha messo in contatto, Pierpaolo Segneri, presidente dell'Associazione di Cultura Politica, il Cantiere. Allora, senatore Buemi, questo disegno di legge di cui si sta discutendo, si è iniziato a discutere appunto in Senato da ieri, parte appunto da un accordo, in qualche modo ha suscitato anche delle polemiche tra Renzi e Berlusconi. Ecco, qualcuno appunto dice che non c'è consapevolezza della portata riformatrice storica, qualcuno dice rispetto appunto ai fondamenti della nostra Repubblica, che si stia andando troppo di fretta. Mentre qualcun altro poi invece dice che Renzi fa delle promesse e ancora non ha realizzato nulla. La sua posizione qual è? Ma in effetti in questo momento non si coglie sicuramente il pathos che era presente nell'Assemblea Costituente, la presenza dei colleghi senatori nel dibattito è molto rara e partecipano soltanto coloro che devono intervenire e pochi senatori che per convinzione e per anche interesse di conoscenza delle posizioni degli altri colleghi sono presenti alla discussione, però mi pare di registrare sostanzialmente una indifferenza rispetto all'importanza dell'atto che si sta valutando e anche approvando. Io personalmente ritengo che sia stato un percorso non valutato nelle sue portate più strategiche. Le modifiche costituzionali si riferiscono non all'oggi ma al futuro, nei prossimi anni, nei prossimi decenni, e invece questa riforma viene spacciata come un'esigenza di questa fase, cioè la crisi economica impone una riforma delle istituzioni democratiche, in particolare delle istituzioni parlamentari. Mi pare questo un grandissimo equivoco, direi quasi una mistificazione di una situazione che invece imporrebbe un'attenzione più profonda e più attenta sulle questioni dell'oggi, cioè delle politiche economiche, degli strumenti da mettere a disposizione dei cittadini per affermare diritti immediati, per tutelare diritti acquisiti, per promuovere lavoro, sviluppo economico, cultura del paese di cui c'è molto bisogno. E invece stiamo ragionando su un qualcosa che certamente potrà avere la necessità di essere rimodulata rispetto ai cambiamenti che in questi decenni di Repubblica si sono manifestati come un'esigenza, ma come un'esigenza di lungo periodo, non sicuramente da affrontare nella contingenza di una grandissima crisi economica e anche di una crisi morale e istituzionale quale quella che noi vediamo. La ragione di fondo che io vedo è che le forze politiche non sono più in grado di guardare al futuro, non sono in grado di governare il presente e spostano la discussione sulle questioni istituzionali che invece, come ben sappiamo, dipendono molto dai contenuti che vengono introdotti nella discussione politica e negli obiettivi che vengono dati ai governi e ai parlamenti. Senatore, la cosa diciamo che più caratterizza questo provvedimento, questa grande modifica che è titolata anche appunto nel titolo anche il superamento del bicameralismo perfetto, appunto questa composizione del Senato, di questo futuro Senato, che sarà appunto, dovrebbe essere composto, poi vedremo poi i margini di modifica, da presidenti di province autonome, presidenti di giunte regionali, poi alcuni tra sindaci di alcune città e così via. Una cosa che le volevo chiedere è che appunto proprio nell'articolo 2 si precisa che la durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti. Ora, stando a questo progetto,
questo disegno di legge. Avremo così un Senato che praticamente è sempre fluido a seconda delle scadenze dei singoli consigli da cui provengono i componenti, perché ognuno ha una scadenza un po' diversa a seconda delle amministrative. Sì, questa è sicuramente una caratteristica che viene introdotta nel nostro ordinamento parlamentare, ma direi che non è l'elemento più rilevante, perché se si va verso una Camera che ha queste caratteristiche, cioè della rappresentanza delle istituzioni territoriali, è evidente che man mano che cambia la rappresentanza di queste istituzioni territoriali deve cambiare anche la presenza in Senato. Però a me pare che sia da valutare in maniera più puntuale se si debbano rappresentare le istituzioni o i territori. Io credo che un'assemblea nazionale, seppure di rilevanza minore come quella che si sta ipotizzando, che ha competenze differenziate rispetto alla Camera dei Deputati, abbia però la necessità intanto di essere rappresentante diretto degli elettori di un territorio. E quindi i collegi regionali, come era prevista anche nella impostazione dei costituenti, ma debba rappresentare non le istituzioni locali ma gli interessi di quei territori, quindi la complessità di quegli interessi, che non trova sicuramente definizione soltanto nelle leggi elettorali che esprimono i consiglieri regionali, i presidenti delle giunte, i sindaci di quei territori, perché come lei ben sa le leggi elettorali che oggi sono presenti nei territori regionali e alle elezioni comunali sono leggi elettorali di tipo maggioritario, che comprimono molto la rappresentanza delle minoranze, che assegnano premi di maggioranza in certe situazioni particolarmente significativi e in molti casi non consentono di selezionare i candidati, perché ci sono listini bloccati, perché ci sono i porcellum regionali, e quindi la rappresentanza del Senato sarebbe una rappresentanza con legittimità popolare differenziata, in alcuni casi proporzionale oppure collegate alle preferenze, in altri casi semplicemente in base a designazioni delle segreterie di partito. Un'altra cosa che le volevo chiedere, senatore, gli schieramenti, questo adesso si apre il dibattito, quindi ovviamente ci sono all'interno dei due partiti che praticamente supportano, hanno portato questo disegno di legge in qualche modo, appunto parlavamo di questo accordo Renzi-Berlusconi, ci sono all'interno degli schieramenti, in qualche modo sono spaccati. Allora io quello che le volevo chiedere, una valutazione di tipo politico, lei insomma ha un'esperienza politica, peraltro è anche stato deputato della Rosa del Pugno, quindi insomma socialista, una esperienza riformatrice. Questi schieramenti sono effettivamente soltanto, perlomeno motivati da una sorta di preoccupazione su questo tentativo di riforma che può sembrare più o meno avventato, oppure rispecchiano anche un po' un gioco di potere interno? Perché per esempio nel PD, guarda caso, un pochino, poi ho visto anche delle dichiarazioni di Sposetti, insomma si identifica chi è meno praticamente entusiasta con coloro che alternativi a Renzi, un po' usciti sconfitti dal congresso, dalle primarie e così via. Con Forza Italia un po' anche lì sembra che ci sia uno scontro di potere interno. Sì, io credo che sullo sfondo ci sia anche questo problema, ma voglio riconoscere a questa discussione, a questo confronto politico piuttosto serrato, almeno da una parte, cioè quelli di coloro che vogliono che questa proposta sia modificata, una maggiore dignità, nel senso che c'è la consapevolezza di intervenire su un atto fondamentale della Repubblica e della democrazia italiana. E mentre, pur non volendo esprimere un giudizio morale, trovo che nelle cosiddette maggioranze che si formano intorno a questa questione, l'elemento principale è quello di correre in soccorso o della propria leadership interna, oppure mettere in campo degli elementi che consentono il superamento di un travaglio, qual è quello di Forza Italia ad esempio, che vede il proprio leader in forti difficoltà dal punto di vista giudiziario. Quindi questa mitificazione della polemica, che in altri tempi è stata aspra, la vedo in funzione di questo obiettivo, che francamente penso non sarà raggiunto, perché i meccanismi della giustizia italiana difficilmente sono condizionati, almeno su elementi di fondo, dalle contingenze politiche. La macchina della giustizia italiana
purtroppo è molto lenta, però inesorabile, a meno che non intervengano le prescrizioni o le amnistie, più spesso le prescrizioni che amnistie. Sì, ovviamente ci riporta alla situazione di giustizia che è particolarmente drammatica in Italia con la situazione carceraria. C'è stato, ho ascoltato proprio di sfuggita, una delegazione dell'ONU che in questi giorni sta facendo delle ispezioni o sta girando per interessandosi delle carceri italiane, ma questa cosa sui media non è assolutamente passata. Sì, come certamente questo è un elemento che viene messo un po' in ombra in questo momento. Anche se devo dire alcuni passi di riduzione della popolazione carceraria per una serie di misure che abbiamo approvato di recente si sono fatti, ma devo dire che è sottotono e in ombra il dibattito sulla questione della riforma della Costituzione. Se lei guarda i grandi giornali nazionali, quelli che hanno il compito di informare principalmente l'opinione pubblica, non sviluppano un dibattito di merito sulle singole proposte che sono all'ordine del giorno, mentre si occupano di più di retroscena, di quello che dice questo leader piuttosto che un altro rispetto ad altre questioni, i giochi relativi alle scadenze elettorali piuttosto che alla riforma. E alcuni ad esempio dicono che tutto questo dibattito è sincronizzato per poter consentire lo scioglimento delle Camere per l'anno prossimo, per la primavera prossima, e invece non si tiene conto di quella che è l'esigenza probabile, io penso limitatamente, di una modifica della Costituzione per quelle questioni che una società fortemente modernizzata come quella italiana richiederebbe. Tutta la discussione intorno agli strumenti, diciamo, referendari, che li vedono protagonisti nei decenni rispetto ai ritardi della politica, rispetto all'opinione pubblica. Mi riferisco alla questione del divorzio, alla questione dell'aborto, alla questione della responsabilità civile dei partiti, del finanziamento pubblico e dei magistrati. Ecco, tutte queste questioni che sono state affrontate e poste all'ordine del giorno del Parlamento mediante il referendum oggi vengono annichiliti da un processo referendario che si vuole modificare in termini di maggiori difficoltà per il cittadino. Il fatto di portare a 800.000 le firme dalle 500.000 previste per gli strumenti, per le iniziative referendarie, il fatto di portare da 50.000 a 250.000 le leggi di iniziativa popolare sono il tentativo di rendere più difficile questo rapporto tra cittadino e istituzione. Se poi andiamo a prendere in considerazione anche l'attuale proposta di modifica della legge elettorale, il cosiddetto Italicum, vediamo che questo processo di allontanamento e di condizionamento forte degli elettorati rispetto ai risultati, cioè quindi degli eletti, è un elemento che preoccupa e certamente altera anche quello che è un principio fondamentale che garantisce le minoranze. Ora, le minoranze ridotte ai minimi termini, come si vuole fare in questo frangente di modifica costituzionale, preoccupa, perché le costituzioni non si fanno per l'oggi, le costituzioni si fanno per il domani, e per il domani non sappiamo se c'è Renzi o se c'è qualsiasi altro che magari ha intenzioni diverse e di minore sensibilità democratica di quelle che possono essere oggi. Quindi noi non dobbiamo pensare che, siccome oggi c'è un certo clima culturale, politico, non si corrono rischi. Come ben ricordava qualcuno, la libertà è una cosa di cui ti accorgi quando non c'è più. Proprio su questo, insomma, ci sta un certo timore diffuso che appunto questa modifica collegata al fatto che abbiamo un partito che comunque ha quasi il 41% possa dare avvio a delle svolte autoritarie e così via. Però io faccio un po' anche l'avvocato del diavolo. Nelle premesse, appunto, a questo disegno di legge c'è anche chiaramente l'esposizione, un po' un riassunto delle vicende italiche in cui si parla di riforme istituzionali e costituzionali da, lei sa meglio di me, si cominciò, io a memoria mia, almeno da con Craxi, almeno, che poi forse anche prima, e però non si è riuscito a far nulla. E oggi comunque sia,
pur vero che l'investitura insomma è stata per gli europei di questo partito, però insomma che è il PD. Ecco, questa discrepanza, sono vere un po' tutte e due le cose o no? Ma devo dire che quando ci sono volute fare delle modifiche ci sono fatte, e la modifica al titolo quinto è stata una modifica importante e dal mio punto di vista negativa, perché ha creato disastri nella gestione delle regioni, un grandissimo spreco di risorse pubbliche senza risultati concreti per quei territori. E quindi, come mi viene da riflettere, allora forse è necessario essere meno riformatori dal punto di vista dell'innovazione, più esaminatori del presente, quindi, o come meglio utilizzare gli strumenti che la nostra Costituzione ci mette a disposizione. Se volessimo essere onesti intellettualmente, dovremmo dire che molti principi previsti nella nostra Costituzione non sono attuati e che molte riforme non hanno bisogno di modifiche costituzionali, ma di semplici applicazioni con norme normali, ordinarie, e mentre si sta spostando ancora una volta la palla in un altro campo di gioco. Però la partita che si gioca non è sulle riforme costituzionali nel nostro Paese, la partita che si gioca è quella nella modernizzazione del Paese attraverso un cambiamento culturale, attraverso una semplificazione legislativa, superando la tenaglia delle burocrazie onnivore e nello stesso tempo richiamando tutti quanti a un principio di legalità che, come vediamo nelle inchieste che ormai coinvolgono coloro che vorremmo far diventare i nuovi senatori, cioè tutte le amministrazioni regionali, molti presidenti di regione stanno cadendo come birilli sotto l'azione della magistratura, e noi vogliamo affidare il destino della futura Camera senatoriale a quelle rappresentanze che invece di pretendere di poter gestire i propri interessi dal livello centrale, come si stanno creando le condizioni, dovrebbero gestire meglio i poteri che la Costituzione attuale ha dato loro nelle loro regioni. Senatore, in chiusura, ringraziandola di questa intervista qui a Libri TV, lei, dall'alto della sua esperienza, cosa si aspetta? Si riuscirà a introdurre delle modifiche sostanziali nel verso appunto in cui lei si auspica? Oppure, anche perché poi le maggioranze, i gruppi d'appoggio interni, è un po' fluida la situazione, c'è un Grillo che apre, poi non si capisce se è un Grillo che ha aperto a Renzi o Renzi che ha aperto a Grillo. Ecco, che cosa si aspetta lei? Ma io mi aspetto maggiore senso di responsabilità da parte di tutti i colleghi, perché noi, come dicevamo all'inizio, non stiamo agendo con una legge ordinaria, stiamo modificando il patto fondante della nostra nazione, i principi della nostra democrazia, gli strumenti per attuarla, e quindi al di là degli interessi di bottega o di mantenimento della propria presenza all'interno di un'istituzione, noi abbiamo il compito di preservare al futuro, alle giovani generazioni italiane, delle istituzioni democratiche in grado di gestire le complessità delle società moderne, che non si gestiscono, non si governano meglio semplificando, ma accettando la complessità e dando alla complessità la rappresentanza adeguata. Certo, poi arriva anche il momento delle assunzioni di responsabilità, e in questo senso non vedo invece una riforma che forse sarebbe utile, quello di dare al governo maggiori poteri, però introdurre anche forti bilanciamenti di controllo e di garanzia nelle istituzioni parlamentari. Di questo non si parla, probabilmente si vuole un manovratore che non abbia più controlli. Ringraziamo il senatore Buemi, ovviamente gli auguriamo buon lavoro, ce ne sarà parecchio, grazie ancora. Grazie a voi.